Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Side of the Sins Grand Cross versione global. Oggi signori siamo qui perché andremo a testare insieme a voi, anche se io già l'ho provato ormai più e più volte, Ban, il vecchio Ban, anche se è l'ultimo uscito in game, Festival, però con l'aggiunta della reliquia signori, perché è stato il primo personaggio a cui ho fatto la reliquia. Voi potete vedere, ve la faccio vedere meglio da qui. Vedete, è il primo personaggio in cui ho fatto la reliquia. È molto figa, devo dire la verità, molto figa anche a livello di design, tanta robetta. Sto ancora lavorando per la reliquia di Twigod, così avrò il team quasi completo, perché poi servirebbe fare la reliquia anche ad Artù. Vi faccio vedere subitissimo. Vabbè, qua ho cambiato e ho messo la reliquia come vestito predefinito. Vi faccio vedere che dà come stats attacco 380, difesa attacco, sti cavoli, tanto Ban si basa sugli HP. L'importante è questo 1500 DPS. Poi vi faccio vedere qual è l'effetto della reliquia. Allora, aumenta i PS massimi dell'eroe del 15% ogni volta che muore un alleato. Cosa vuol dire questo? Che di base con il full team ha già un bel buff ai PS. Però se rimane last standing, diciamo se rimane da solo come personaggio, aumenterà gli HP del 45%. Quindi capite bene che sto coso da solo fa le stragi. Infatti molte volte si trova spesso come quarto personaggio in un team, giusto perché se ti muoiono tutti e tre, Ban ti entra in campo con tutti i buff della reliquia e ti permette di, diciamo, carriarti il match. Che fidatevi, questo 45% è veramente tanta tanta robetta. Ah bene, credo che abbia parlato anche abbastanza. Possiamo andare in PvP, così ve lo faccio vedere un pochettino meglio e con quale team lo andiamo a giocare. Ok signori, il team che andremo ad utilizzare, come potete vedere, è un team mono rosso come sempre. Umani con Ban rosso, Artur rosso, il nuovissimo Slayer, così lo testiamo un altro pochettino, che è molto bello come personaggio. E poi abbiamo Twigod, che non può mai mancare. Con le carte arriviamo quasi a 4000 di boost DPS, veramente tanta robetta. Io direi che possiamo andare a trovare il primissimo match e vi faccio vedere un pochettino come performa questo Ban. Ok, primissimo team, team di Ban, anche quello avversario, attenzione, ce l'ha la reliquia? Vediamo. Vediamo subitissimo se ha la reliquia o no. Non ha la reliquia, quindi questo è un Ban tranquillo, mettiamolo in questo modo. Tra virgolette, sempre tra virgolette. Allora, facciamo questo, intanto così cicliamo un pochettino le carte. E potrei iniziare a lockare Ban. Facciamo così. Così non ci può rompere il cavolo. Ok, naturalmente con la reliquia dobbiamo sperare che ci butti giù il resto del team piuttosto che Ban direttamente. Per questo si gioca spesse volte come quarto personaggio, così vi entra in campo e fai i buchi, diciamo. Il problema è che naturalmente non potete giocare, questo è il Ban team, quindi si gioca Ban main. Andiamo un pochettino, non credo sia un bot forse, non lo so. Andiamo un po', comunque il team è di un player, per carità. Se poi lo comanda un bot non ci posso fare niente. Però già che non ha usato la skill di Ban, secondo me è un player. Allora qui sarebbe facile vincere con ulti rush di Ban e potrei farlo, però dico di no. Voglio stallare un altro turno. Facciamo così e facciamo, mi ci metto il debuff in modo tale che non può usare la skill per recuperare gli HP. Va bene. Ok, emerge di carte buono. Vorrei che, cioè, mi esplodesse qualcuno. Sarei molto grato di questo. Va bene. Si tanca molto molto bene. Va benissimo. Arturo tanchicchia un bel po'. L'ho detto, vorrei fare anche la reliquia Artù, che tipo se scende sotto il 30% di HP torna full vita, tipo veramente comoda come cosa. Però naturalmente averla, vabbè, qui vado di ulti rush. Se il gioco, aspetta però, se io attacco con coso può darsi che non me lo do. Se il gioco mi permette di fare ciò, cioè posso stallare fino a un certo punto. Poi se il gioco mi dice tieni, vai, ulti rush, strano che io ulti rush prima del mio avversario con Ban. Molto strano, gente, non capita mai. Bisogna sempre il contrario per questo. Che poi Slater carino, però il problema è che Slater buffa l'attacco, Ban non basandosi sull'attacco. Peccato, avesse buffato pure gli HP tipo Slater, era OP come cosa. Era OP come personaggio. Però l'hanno reso forte ma non troppo, ecco. L'hanno reso buono, molto buono. Ok, e vabbè, qui è andato. Facciamo ulti, e abbiamo vinto. Vabbè, qui non abbiamo visto la reliquia, peccato, però come vedete il team di Ban è sempre il team di Ban. Poi, ripeto, di Mirror Match vince sempre chi ulti lascia primo. Per carità del caso, cioè per forza, e quindi di solito io perdo sempre perché giustamente
Non sono così skillato su questo gioco. Vabbè, possiamo andare pure al prossimo match. Tanto sto ban ormai è andato. Prossimo match. Ok, altro match. Team con Goder. Ok. Mi piace questo che attacca per primo. Mi piace. Gioco con cibo CC. Purtroppo non posso ultirasciare. Non è un problema. No problem, caro. Vediamo un pochettino. Qua mi sa che si attiverà la Grigui, mi sa. Vediamo un po'. Sono molto curioso. Vabbè, debuff di Goder, va benissimo, no problem, caro. Ti conviene buffarti adesso, perché sennò ti avrei messo il coso di Slayer. E attacca con The One. Ok, questo è un player, signore. È un player, è bello incazzato con la vita, comunque. Allora, vediamo un po'. Facciamo questa. Locco Goder e locco Margaret. Così il turno dopo posso curarmi con Ban. Margaret non può nemmeno curarsi. Togliere il debuff a Goder. Un bel merge di carte di combat tipo. Oh, beh, qua godiamo un po'. Devo dire la verità, qui un po' godo. E qui un po' godo. Può pure ultirasciarmi con Escanor, non è un problema. Non è riuscito. E qui un po' godo, signori. E qui un po' godo. Perché lui non può togliermi la ulti di ban adesso. Faccio così. E faccio così, signori. E qui un po' godo. A meno che non c'ha T2 di code. Ah no, non la può nemmeno tirare perché gli ho messo il debuff, giusto? Qui, signori, ogni tanto le carte mi girano bene col team di Bana. Strano, ma vero. Strano, ma vero. Non capita mai. Quando però devo fare gli showcase, almeno, dai, devo dire la verità, mi girano abbastanza bene. Perlomeno quello. Ok, sicura. Adesso se c'ha la T2 potrebbe mettermelo in quel posto. Va bene, ma io purtroppo questo gioco lo conosco troppo bene. Quindi mi ha scammato. Ok, va bene, proviamo così. Facciamo uno, facciamo due. E facciamo tre. Qui mi ha scammato e devo dire veramente un botto. Però comunque ban. I suoi dannetti li fa. Purtroppo qui Zawan ci butterà giù in una maniera incredibile. Cavolo, qui mi ha scammato con coso. Mannaggia la miseria, non pensavo avesse già un altro buff. Vediamo, ulti su ban 100-100. Se sopravvive il ban, guarda, è un miracolo. Non ce la farà mai. Tra l'altro c'ha pure i buff di Goder. Vabbè, 6-6. Fosse stato 1-6, ti avrei detto pure sì. Però sai, si beccano solo gente 6-6. Ho ulti lasciato con Go o con Artù? Vabbè, niente. Purtroppo pure se la dovessi vincere sto match, lo showcase è di ban con la reliquia. Mi shottano ban con la reliquia, capite bene che non posso farvi vedere nulla. Va bene, prossimo match. Ok, altro match contro team di Margaret. Ok. Vediamo un po' se riusciamo qui ad attivare sta cavolo di reliquia, che oramai sembra utopia. Veramente sembra utopia. Ne facciamo uno, due, bello sto turno, guarda qua è tre. Nerchill proprio, sto turno prende lui non fa nulla. Nerchill. Forse era meglio prima attaccare per massimizzare i danni su Goder, vabbè, sti cavoli. Ok, lei non può né rankappare, né mettere dissoluzione, né curarsi con curarsi, mannaggia la miseria, né mettersi il buff con Margaret, né mettere scudo con Chandler, né mettere coso con l'attacco di Chandler. Non può fare nulla lui. Ma questo è un bot, sì, palese. Palese bot. Per giocare così. Oh, belli sti crittini, anche se non attacchi di Slater. Ok, abbiamo ultirash di Slater. Sì, è diventato showcase di Slater questo. Che vi posso dire? Facciamo così. E così. Non mi riesce a shottare la gente. Cioè, io dovrei registrare finché non mi buttano giù. Allora, io a sto punto cambio team. È l'unico per attivare la reliquia di cosa. È realmente l'unico. Lo gioco come quarto e vi faccio vedere quando entra in campo. Ma perché è l'unica soluzione? Perché è impossibile se no. Cioè, come vedete, è realmente difficile. Farsi butta giù. Loro mi butteranno giù sempre, ban. Ok, vabbè, io butto giù Goder qua. Easy proprio. Nerchill. E poi debuffo coso. Proprio Nerchill qua. Attenzione, uno di vita. Goder pazzo sgravato. A posto. Easy.
Vabbè, boh, dico prossimo match pure qua. Cioè, è veramente difficile farvi vedere la lega di ban attiva. Io mo gioco un team di merda, dove muoiono tutti. Mi entra ban, pam, e mi faccio vedere perché. È realmente difficile attivare la reliquia. Perché o vi muoiono tutti, non vi muore nessuno. E qua non muore nessuno. Che schifo. Va bene, ci baffiamo. Awe. Per ride. Vediamo, no, darsi che muore qualcuno qui con la ulti di Chandler. Vediamo. Tante volte. Margaret 1 di vita, mi va bene. Mi va bene Margaret 1 di vita, potessi mi fa qualche AOE, mi sciotta. Ma manco se si impegna. Vediamo, tante volte con The One pure. Dai Chandler, ti prego, sciottami. O qualcuno almeno. E vabbè, non mi ha manco toccato. Mi ha fatto il solletico. Bella sta gente meme, mi piace. Mi piace proprio, che è impossibile. Non mi fanno danno. Non mi fanno danno. Vabbè, prossimo match. Provo a cambiare team perché. Ho detto, o muore solo ban o non muore nessuno in sto team. Vabbè. Ok, signori, ho dovuto cambiare team. E come potete vedere. E che team sto giocando? Di qualità. Sto giocando il team a meme, giustamente. No, vabbè, sì, questo showcase è impossibile da fare, dai! Ma come faccio, dai? È realmente impossibile! Sì, una partita! Una partita startata, mi quittano in fa... Vabbè, a me è troppo forte. Mannaccia, mi sei il re del meta. Ok, ci siamo, stavo dicendo, finché la gente non mi quitta in fa... No, 256 bot, che palle! Ok, spero sia la volta buona. Ah, vedi, team AM contro... Ah, finalmente qualcuno che gioca. Allora, stavo dicendo, se mi fanno parlare o la gente mi quitta in faccia o trovo i bot, ho messo il team di Ameme perché in teoria dovrebbe essere quello più fragile tra attualmente i team che ci sono. Potevo mettere pure, che ne so, solo PGR 60 che c'ho, però ho detto, vabbè, giochiamo, facciamo un team decente almeno. E quindi ho deciso di mettere Ameme in modo tale che dovrebbero morire abbastanza velocemente i personaggi e quindi dovrebbe entrare poi ban. Secondo la mia idea filosofica, e poi potrebbe funzionare come no. Allora, noi facciamo uno. Io lo sai che qui potrei pure shottare. Tante volte. Facciamo così e facciamo. Taunt. È vero che c'ha la UE, però non dovrebbe fare chissà quanto. Quindi facciamo così. Dovrei shottare forse già con la prima. Minchia. Sì, se critta sì. Ecco, vedete, questa è la meme. Ha dei seri problemi il ragazzo. Ha serissimi problemi comunque che. Cioè dovrebbe crittare ma non critta. E questa è a meme. Io spero. Però ha recuperato un bel po' di HP. Io spero che con questo team io riesca a morire. Perché io realmente poi quitto. È impossibile farvi vedere la reliquia poi. Cioè di base la reliquia l'abbiamo vista in base alle stazze che dà. Quei 1500 PS in più che comunque. Schifo non fanno. Vanno ad aumentare le stazze del personaggio. Però voi capite che. Andare avanti così è realmente impossibile. Quanti match dovrò fare prima che mi esca un match decente? Infiniti. Per forza. Potrei ulti lasciare, ma non lo farò. Io voglio morire, cioè posso esplodere. Grazie. Facciamo così. Vediamo se il gioco me lo permette. Cioè, io sono tornato full vita. Non ha senso. Perché non mi buttano giù? Perché becco sti meme? Perché? No, questo mo mi quitta di nuovo. Guardate, questo mi quitta mo. Ah, ok. Grazie, gioco. Grazie. Meno male qualcuno che ci abbanno. È la stessa mia idea. Questa avuto. Stesso team quasi, tra poco. Credo pure lui invece di Assault Mode c'aveva. C'aveva Ghio. Poi era quasi un team demoni. Ah, vediamo. Vediamo un po'. Sì, il problema è che gli posso lockare. Vabbè, sì, ma. Allora, lo faccio esplodere. Solo per farmi. Cioè, per morire. Quindi, gli hitto ban. Facciamo così. Gli shotto il resto del team. O provo a shottarlo. Per giustamente cercare di esplodere. Apposta. Adesso il ban contro è attivato al massimo. Vuoi attivare pure il mio di ban, se è possibile? Gli metto questo giusto per. Tanto per non farsi curare. Anche se già l'ha settata la cura. Ti prego, shottami, ti supplico. Buttamene giù almeno un paio. Ti prego. Ah, si è mosso le carte. Ma che brutta persona.
Ma che brutta persona! Boh, ma io gioco a caso, che ti posso dire? Ti prego, sciottami tutto il team! Please! Dai, così facciamo 1v1 contro Ban, almeno un match con la Lirico riusciamo a vederla. Spero sia 6-6, perché se non è 6-6 questo rischia pure di non sciottarmi. Ah, dovrebbe farcela, tutti i buff che ho avuto tramite la Lirico. Mo' Chandler rimane in vita, easy, troppo forte. Vabbè, sì, ma che cazzo! Ma ditelo che non ce l'avete con me, è impossibile sto showcase. Tutto il bene che vi voglio, ma... è pure 6-6, vabbè, sì, niente. Guarda, provo a non shottarlo, provo... cioè... boh, non lo so. Facciamo così. Vabbè... realmente è impossibile. Cioè, io mi sto impegnando, esplode. Guarda, non lo urto nemmeno, tranquillo proprio. Niente. La gente è troppo meme su sto gioco. Vabbè. Poi non mi dà manco carte. Ma ti prego, shottami qualcuno. Quella... dimmi che è uno. Ah, ti prego, buttami giù Sigurd. Grazie. Grazie, caro, grazie. Così si è attivato pure ban. Grazie. Darsi che riesco a vedere i piramidi dei carte ban, grazie. Vediamo un pochettino quanti HP riuscite ad arrivare. 332, che comunque, ripeto, sta da solo, quindi... possiamo vedere tramite il ban avversario pure, mettiamolo in questo modo. 474, come vedete, se rimane da solo, ha un bel po' di HP. Facciamo così. Vorrei avere qualche carta di ban, se è possibile. Se è possibile, poi, naturalmente, gioco come vuoi. Adesso credo si bufferà gli HP. Qua parecchio critico come cosa. A posto, mi si è attivata la reliquia. Tutto bene, quel che finisce bene. Il problema è che adesso c'è il per 2 con la 6-6. Mi merge qualcosa il gioco, ma giustamente no. Ma come giusto che sia, e niente. Siamo esplosi. Che giustamente il gioco non mi dà netti 3, non mi dà nulla. Stiamo per dire ciao ciao. Che palle. Vabbè, qui sfiga assoluta. Comunque avete visto il banno contro. Ah, mettiamolo in questo modo. Ok, esplode, esplode perché c'ha il per 2 dei danni. Dai, mettiamola così. Io posso pure provare a fare un ultimo match. Però io sto registrando da mezz'ora e vi devo dire che sto trovando solo gente meme contro. Perché realmente gente meme. Io sto cercando in tutti i modi per esplodere, ma niente. Boh, vediamo. Ok, ti prego, caro. Dimmi che non sei 2,77. Ti prego, shottami, non faccio nulla. Ti giuro non faccio nulla, faccio solo per esplode. Anzi, faccio così, 2. E... la locco Margaret, no. Anzi, locco lui. Così lo faccio buffare per forza. Ti prego, sciottami. Ti supplico. Io non ce la faccio più, è impossibile andare avanti. Dai, fai coso di Margaret. Perché dico cura di Margaret? Buff di Margaret. Mi shotti AM con Sariel. Occhiolino. Dai, guarda, ho giocato apposta di merda. Ti prego. Ti supplico. No, non mi attacca però con che mi buffo con AM, mannaccia. Ma non mi attacca, oddio santo. Che palle sta gente. Guarda, io lo farei esplodere solo perché gioca a cazzo. Così. E... boh, facciamo così. Per ridere. Vediamo. Forse sto giocando un po' troppo aggressivo, probabile. Dai, ho dato pure un turno con Margaret. Su via. Il problema è che lui poi gioca a caso, mi attacca. Cioè... a massimo metti solo dissoluzione. Il problema è che poi si attiva Sigurd, quindi problema suo. Sì, 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 shottami! No, no, sì, no, 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 Chandler, no. Non si fa. Chandler, non si fa. Porco Gio di shot il team con Chandler. Non si fa. Allora io faccio così. E locco. E poi mi faccio i cazzi miei. Guarda, non ultilascio nemmeno, tanto non mi serve, devo morire. Sigurd, no, madonna, Sigurd gli ha fatto 200k di AOE. State buono, caro. Ok, beh, non ho messo né counter né niente. Vai, shottami a meme. Cioè, shottami qualcuno, vedete. Tutto dopo non gli farò nulla. Gli permetterò di curarsi con Margaret. Mi può ultare, può fare quello che vuole.
Un bot, probabile. Ti prego, un bot, sciottami. Ti prego. Non posso andare avanti così, non ce la faccio più. Sì, no. Ok, non farò nulla adesso. Muoverò solo carte solo per attivare quella cavolo di reliquia di merda. Vai, sciottami. Puoi mettere pure la cura di Margaret. La cura, mannaggia, il buff di Margaret. Perché io lo so fissato adesso con la cura di Margaret. Vai, bot, buffati. Sì! Sciottami adesso, ti prego. Ce la puoi fare? Sì, vabbè, ce la fa. Ce la fai. Yes, uno è andato. Adesso con Sara mi sciotti pure a meme. No, ce la fa? No, non ce la fa giustamente. Poteva mai farci. Te pareva. Aspetta però, c'ho la giocata qua. Posso stallare ancora un turno. Facciamo così. Tanto Chandler mi esplode. Faccio così. Quanti HP c'ho con un personaggio che è andato giù? 317. Comunque, vi ripeto, 300.000 con ban che... È vero che già si era attivato un buff grigio, per carità. Però comunque è tanta robetta. Io mo spero mi faccia esplodere sia coso che coso. Ci siamo capiti, no? Sì. Dai, a posto ho messo il taunt, così mi sciotti coso. Coso è Chandler. Grazie, minchia, 600.000, faccio rocca. Mi sciotti pure a meme? No, porco cane, prezzi però, cioè, qua mi costringe ad attaccare. Tutto il bene che ti voglio. Oppure no. 385.000 HP, ma io ti direi. Ma io mi faccio i grandissimi cazzi. Guarda, se mi sciotti a meme è meglio. Così finalmente riusciamo a vedere un bando con full buff. Ah, pure la OE, va bene. Ti prego, sciottami a meme. Ok, ha ultato. Ti prego. Ma no, ma così mi baffi a me, bot di merda. Bot di merda, ce la fa, mo? Boh. Dai, c'ha il buff di Coder, Margaret. Non c'ha il buff di... Dai, sì! Ma guarda io contro chi devo giocare! Io mi sto impegnando a far esplodere la gente qua, niente! Niente! Boh, tira la OE per goliardia. Sì, impossibile! Cioè, voi vi state rendendo conto che è impossibile attivare la passiva contro sta gente? Cioè, questo è pure un bot, per carità, però. Cosa sto vedendo? Oh, finalmente! Dio santo, Dio. Così vediamo un pochettino il full buff di HP a quanto arriva. Perché è realmente ingiocabile così? Vediamo, c'ho pure il merge di. Ah, bella sta T3, golosa! Golosa questa T3. Vediamo. C'ha mezzo milione di HP da solo, Mo' costa T3, secondo me arriva sui 700.000. Dopo controlliamo. Fidatevi che è veramente tanta robetta. Vediamo un po' come si comporta. Prova che Mo' ha lasciato con Zare, mi shotterà ban, però last standing veramente tanta roba. Vediamo, lo sai che forse è shotto code? No, forse lo sai che riesco a shottarlo. Vediamo un attimo gli HP. 674, infatti 700.000 PS massimi. Vediamo. Ce la fai i ban? Ok, ha shottato Coder, quindi ha perso i buff. Però che c'è ancora i buff di Margaret. Vediamo se sopravviviamo. Abbiamo, allora, prima crittato ha fatto 600.000, però era sotto Coder. Adesso non c'è più Coder, quindi credo crittati farà 400.000. Glieli abbono. Sempre se non buffa con Margaret, eh. Ok, vediamo. 567, ok, siamo ancora in vita. Però questa non ci fa rimanere in vita, niente. Purtroppo ho sfigato pure qua, però come vedete raggiunge veramente tanto, tanti HP, quasi 700.000 HP da solo. Quindi di solito quel valore lo vediamo con tutto il team. Invece con la reliquia praticamente è come se giocassimo due ban nello stesso match, cioè nello stesso match. Giochiamo un ban con il team, poi ti muore l'intero team, secondo la tua ipotetica idea, perché naturalmente la gente non ti ditta ban, ditta tutto il resto del team. Poi ti entra ban che ha di nuovo full HP. Quindi è come se, diciamo, il buff dell'intero team non lo perdesse mai. Come se giocassi tipo con due team. Ma comunque, carino, per carità. Però come avete visto, io mi impegno pure a morire, tutto quello che volete. Ma è veramente difficile attivare Liga, perché la gente è difficile che non sappia cosa faccia.
Arrigo di Bano, quindi sicuramente vi targetteranno lui. Però se riuscite a metterlo come quarto, vi ho detto, è l'unico modo per attivare la Arrigo sicuro al 100%. Mettete quarto, almeno quando vi entra siete sicuri che vi è morto già qualcuno e quindi almeno una piccola parte della Arrigo riuscite ad attivarla. Signori, io spero che questo showcase vi sia piaciuto, l'abbiate apprezzato, perché finalmente ho registrato veramente un botto di tempo. Se fosse stato così potete lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.